Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 4.500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e di partire subito con il video. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper sul marketplace di Facebook. Trovate qua sotto il link in descrizione. Allora, parliamo di un Safari Way Abidjan, un camper che abbiamo visto ormai diverse volte, magari la puntata precedente ve la lascio qui nelle schede. Comunque parliamo di un camper di fascia economica abbastanza compatto, perché ci troviamo con una dimensione intorno ai 5,50 m 5,60 m, quindi veramente molto compatto, ideale anche per la famiglia, per la coppia, per una persona singola, va bene anche per dei full timer, cioè è veramente notevole, secondo me è ideale per diverse tipologie di famiglia, possiamo dire così. E secondo me anche gli spazi sono gestiti anche abbastanza bene in confronto ai camper nuovi. Andiamo a vederci un pochetto la pianta interna di questo camper. Quindi, entrando subito sulla sinistra, troviamo la cucina con il lavandino, i due fuochi. Nella parte sotto poi troviamo il frigorifero trivalente. E secondo me la cucina è leggermente più piccolina, per esempio a livello già di frigo è molto più compatto rispetto al classico frigorifero trivalente, che troviamo che è intorno agli 80-100 litri. Però questo qui credo che sia un pochino più piccolino, forse 70-60 litri. Poi abbiamo la diretta principale, che in questo caso lo vediamo che è stata trasformata in un letto matrimoniale. Il colore comunque dei cuscini non è che mi faccia impazzire, sono un po' sporchi, quindi magari da cambiare, praticamente da rifoderare i cuscini nuovi o lavarli, vedete un attimo. Abbiamo anche le tendine che non sono male, queste bianche. Poi vediamo praticamente la seconda dinette. Questa qui è una dinette piccolina, una singola. Pure questa qui, volendo, si può abbassare e si può utilizzare o come letto singolo oppure come divano. Volendo, se avete dei figli, potete fare una modifica in modo da costruirvi un letto a castello nella parte posteriore. In questo modo avete due letti nella parte posteriore e sempre pronti. Nella parte giù in fondo, sulla destra, poi abbiamo il bagno, che è un WC, piatto dolce e lavandino. Bagno abbastanza compatto, ma comunque per un camper del genere va bene. Ovviamente la parte del bagno veniva leggermente sacrificata ed ecco in questo caso questo tipo di soluzione. L'unica cosa che non mi convince tantissimo del bagno è l'angoletto sulla destra, credo ci potrebbe essere un'infiltrazione, adesso dalle foto non si riesce a capire bene. Per il resto poi abbiamo la mansarda, vedo che il materasso comunque credo che sia nuovo, le tendine comunque di questo colore giallo ci possono pure stare, poi uno le può pure cambiare. Vedo che c'è l'oblò nella parte superiore, abbiamo la finestra laterale, soltanto una, è quella scorrevole, e per il resto comunque nella parte interna non c'è altro da dire. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ducato. Questo qui dovrebbe essere un 2005 diesel aspirato, non è un turbo diesel, altrimenti ci sarebbe scritto praticamente sul cofano turbo D, e comunque non è stato specificato in descrizione. 185.000 km, comunque il chilometraggio è stato specificato, e questo camper del 1988. Internamente comunque secondo me sta abbastanza bene, va comunque leggermente ripreso, non so, sulle bandelle laterali, un po' per fare qualche contrasto, magari di grigio, un pochetto da ricontrollare le sigillature e qualcosina e dargli una bella pulita. La verniciatura non la toccherei. E poi come accessori esterni vedo che c'è il tendaline esterno, il porta bici nella parte posteriore, la scaletta per salire, il porta pacchi nella parte superiore e l'antenna TV. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici e con chi vi pare. E per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.